C'è un'ape che si posa su un bottone di rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato la felicità è una piccola cosa. Certo che sta poesia del Trilussa la mette in sema con due parole in croce. Tutto un mondo fatto di robe importanti e fatto di quell'essere buoni di cernire il fior giusto al momento giusto. Alla fin stavo, la setol, cosa stole? La setol il fior profuma, ma per cosa? Per darghe solo in vaso, la sarghe lì vergot, e portarsi via una lacrima de dolce che la farà vivere in un'altra au, che in dita supposta magari la passerà ancora da qui la banda per darghe un vaso a ste sfior, una sest da qui la somenza la sa da lì al Prince Gol. Tanti sti doi qua. Mi pare che fa l'amore e se ne frega proprio di tutto quel che è intorno. Ciao Diolino. Ciao. Ma l'hai visti sti due qua? Chi mi pare proprio. Chi mi pare proprio innamorati. Chi mi pare dei fiori. Fiori. Come. Sai so quanti si posta sulle carese in Riffle de Vent. Sì. Si lascia come. Si lascia stindonare come dei carbonari. Come dei carbonari in amore, che si intortola come le menudole e poi si arrampica. Anzi, non le carbonari che si arrampica, le menudole, le si arrampica con i suoi fiori su vari frasini. Ma non te pare un po' un semini di via dalla passione, sti due qua? Eh? Sì, mi pare. Perché c'è un pochettino passo conto. Sat, mi ha detto che quel John Fon dovrà partire tra poco per una missione di pace, dopo che è la guerra. Ah, beh, no. E allora mi sa che non vuol perdere neanche un momento prima che il vaga. Guarda, alle volte si dirà quasi che è la guerra. Le lacrime, i basi, si è tutte messe dopo, sia come che fosse la stessa roba, la stessa identica roba, per impegnare sempre questo tempo che alla fine ne par de momas a volt. Alcuni gli fa la guerra, alcuni gli si insispa e guarda che la guerra gli la fa da quegli altri, e alcuni se la sa far su come i vincei. Bisogna che la gente la se la ghiatur de me impara il nas. Bisogna che la gente le sapa quel che le vuol. Bisogna fermarsi un attimo per farsi le domande. Ma le domande giuste. Se no,
il risultato di sta roba qui l'è sempre, sempre guerra. Cosa pensi di Livio? Sa cosa che penso? Penso che mi vuoi saper. Chi te vuoi saper? Passo da questa. Passo da tre, che mi piace di più. Non mi piace passarti dinanzi, Diaoli. Te sei massa bella. Ti da che banda stat? Non dirmi che son mazze fa queste domande. Ma che è una guerra in corso contro la gente diversa e quasi l'avem persa. Spero te saverai che è una guerra vera che giuga con le banche i padroni della terra e a noi pori pioci in e conta quel che i vuole in endorbisse i oci con le televisioni. Parlo del bon. Ti da che banda stat? Sei forse uno di quei che ascolta le sirene della felicità con la camisa bianca e le scarselle piene e che manda alla malora i giovani, i vecchi e la gente che lavora? Guarda il tentor, te prego, e droppa la tua testa. Se muore gente fam, chi è lo che può far festa? Sei privatizza l'acqua, sei clona le somenze, sei vende for la terra dei pori disgraziati, ma penset che i è lontani e noi siamo fortunati? Che scomenzia la guerra, ma prima di sbarar mi vuoi saper ti da che banda stat? Questa chi? L'è una domanda che se si avesse la risposta giusta si potrebbe anche mettere i rimedi. Però che valgono che non vuol che se se la fes la domanda. Questo chi è il problema? Da che man stas? Ti chies d'intenti quel spegio che me vardes mi. Ti che muovi sto lauri e non si sente neanche un sofi. Da che banda stas? Guarda, mi, a dirvela tutta, ne balla proprio in noce a sentire che la banca tal dei tali è con voi dal 1450 e vate la pesca. E allora mi dica, basta bene, per quello. Ma mi dico, se la banca l'ha fatta la volta a tutte ste guerre, alla fame, ai canoni, alle reson e la gente crepata, non è che si andrà a fare una domanda sbagliata. O peggio che peggio, a correre che tre alla reson di quei che ne vuol come schiavi. E magari te lì anche a tenere sulle braghe, lasciando che le nosse, le crodia sulle scarpe, per farne insopegar, e nargiù a svoltolon come i ciavati. Ah, guarda, par mi se crede sempre d'essere dalla banda della reson, e per dimostrarlo bisogna che tirassen fora sciopi e cortei. Se casa una buona mira, insomma. Sì, sì. E dir che le parole in sempre insegna che le serve per capirse, però al par che a un certo punto le parole non le bastia più. Al par quasi che per differenziarsi bisognasse droppare i pugni o le pistole. Le parole. Guarda, le parole
a un certo punto le dà quasi fastidio. Le sa un sinodore, alla volta le spuzza. L'avevo mai sentito l'odore delle parole? E che sarà le fate, le parole che ne scampa fuori dai lauri screpolati, sfondandosi d'en greve in de pensieri maledetti o forsi bei, ingroppati indosso? Magari sol de aria che s'emprende a smolinar del vento tramontana, lasciandosi cunar su una sbalanza de soga sbrindolon senza una rama, t'accade solo a quel sentirse gente che se delibera un sgoglio i pei par terra, o neo, a ridolarsi giù del to, par delevar su vientans gians de sol. Sarà lo, forsi acqua, ste parole, se po le lascia sgrifi fondi dent, e resta odor de gnaon dei sogni mei. Ma quante volte bisognerà ancora snasarle ste parole che sa degnavo? Ma sa di Aulin che a di d'ancoi non è più niegun che sa cosa che sia il suo ordegnavo? Sì, penso anche a me, perché le quelle parole di una volta, ma dico sempre che il suo ordegnavo, le quel saor che anche se deprime te paresa bon, snasandolo fis, te nascorges che el sa come da mort. È quasi impeccato che si capa ad adoprar sto gusto chive per descrivere alle volte l'odor delle parole. E qui doi lì, guarda lì, che si tira in su. Si dirai parole che s'adegnavo anche calore, o sarai buoni di tirar fuori dal cuor anche a Vargot che gava e mi genite sentimenti. Che dis? Atasi un attimo, dai, che ascoltando mi me par di sentir che mi parla d'amore. Vedere tu persone innamorate, però le parli alle volte pare quasi che non si capisce neanche, e poi ogni tanto torna e gli chi se sneno e se la conta su. Thank you.
una volta diceva che l'amor la fa far soldi. Ah sì sì, ma la fama ancora più alti. Ah sì, però. Ah, sicuro. Sol che il problema è che Valguni il pensa, e non è mica da ieri che lo pensa, che sia colpa dell'amor se ogni tanto, se ogni qualche muore Valguni. Come se bisogna sempre mettere a posto le robe con Enrio de Sank. Quasi come se l'amor e il pus quella roba che la fa diventare matti in Arfur de Gamela, come se l'amore il fus portarsi a casa una carga di legna per scaldarsi vicino al fuoco e la gari altri de Fordalus a batter broche. Sank e amor. Amor e sank. Ma ora, oh. Mi commente che se chiedo robe che non va d'accordo tra loro neanche a sciopetade, le proprie l'amor e il sank. Ma non può essere che per portare innanzi la roba più bella che gavin dentro, bisogna droppare proprio la roba più brutta, il sank. Il peggio. Il peggio, sì. Ma sì, ma guarda che gai in mente anche a me che le persone non le sia proprio cosita. Lei i soldi che ne fa diventare cosita, lei i soldi che gli è cosita. I soldi gli va d'accordo col sank. Anzi, sol col sank. Basta guardarsi intorno. I giornali che parla di libertà, di rivoluzione, di gente che si rivolta e che la mette tutta per cambiare le robe. E John Font. In ten canton, scondù magari in ten canton ha scritte piccioline, tanto passerà la fazenda e metter giù giusto il problema, ma senza far massa, sussurra, contarnela, salta fuori gli altarini. Problemi alla borsa di Milano. Crack alla borsa di Hong Kong. Morte dell'euro, non si sa, l'è appena nato, di Chivie. Fallis la Grecia da quell'altra banda, debiti da brei in America. Risultato è gem poreta che diventa sempre più poreta e gem piena di schei che gana sempre di più. Ma mi, a dirtela sincera, c'hai ancora da capire cosa che l'esti schei. E mi domando, se Dio l'altro non riusciremo a renderne conto che non ha polnarda sto verso. Si cognerà prima o dopo mettergli il piede e rimetterle a posto le robe, so che la strada lei sempre più erta, sempre più un pe. Vara, qui chi è John Fonte alle pignata, quanchi ciuta su e i varda di sta ragala, gli se poggia coi pei sulla testa anche di quei che fino al di prima gli era come loro, desmentegandosi tutto quel che gli era, credendo che pieni lori, vieni tutti. Se ne è una società che la crede di essere quel che non lei, a ciacere tutti bravi e buoni, e a fatti ognun per sé, e gli altri ma che i crepia pura che le lo stesse. Ma sì, guarda, bisogna che sia qualche dun che sia ancora buon di dir de no, altro che ua, come sti do colombichi per esempio, che non capis più niente e se la canta su un tanto. Ma a proposito di sti doitive, ma che penses se le robe che fin le fus come la passione che gemette sti due innamorati, s'era mai visto i innamorati che par volerse ben e gli fa male a qualcuno? Me non riesco neanche a immaginarmela una roba del genere. È solo che deve messi soldi. Sì, sol si che deve messi soldi, ma allora bisogna che parlasse dei soldi, no, di amore. Esatto. Hai capito? Se volen, guarda, secondo me, se volen aver la grazia ancora di vedere il sol domani,
bisogna che fesse una rivoluzione, come che disse il Mariano. Esatto, se che vuol la rivoluzione. Seguri i se credeva e ben piantati gli alberi sul dos dei scagni grandi, sordi alla voce settila della sega che ogni tanto cerniva qualche dun, sordi alla voce grama di quei pori sotto che reclaman poc de aria, luce e libertà. Ma in dì di ottobre, con la luna nova, in vent sassin o giustizier la soffia fort e tutta na sotsora, e intor la mort pareva la s'avessa fatta si ora. Entra le ciocche con le raiz sudrite, urli de legni che fa quasi paura. Adesso sul dos dei scagni grandi, a macce rosse, i granteni i madura. Che vuol giovani per fare sta rivoluzione chile? Se che vuol le granelle o i granteni, come che dice il Mariano, ancolorir de rossi nostri lauri e mettere che quel pisec de saor che fa la differenza e che ne fa vedere una lum in mezzo alle spessine, quel saor vio che ne faccia par di gusto anche a par una sbocconata di acqua in mezzo al bosco. Cogne lasciar che sia i giovani a farsi innanzi lori. I gal sole in degli occhi e la faccia illuminata, gli altri gal in de mona ombria che si poggia pan pianin sulle galte e la le fa diventare de stesso color della notte. Ando che o che le scur o che le char non si vede più niente, diventa tu gris come il muscio, quel che si secca sulle rame de pin scavezzate. Ma ascoltamo Deolino, non te pare lo che i nostri due colombi chi siano un pochettino arrabbiati? Ma non so mi siano arrabbiati, ieri ognuno par so conto, pare quasi che noi se parli, però pare che bisogna vederla come che il fosse un gioco, perché poi alla fine sti giovani i giuga, i se bega, i se le fa tutte male, tu per far l'amor, per arrivare da qualche banda, per fare l'amor quel vero, quel che non costa soldi, quell'amor che te fa sgolar. Sì, sgolar, ma no come questo. Però conta, t'ho vista una notte serena, non so se te me fevi pu rabbia o pu pena, ti denanzi al tuo foc te vendevi to occhi par poc, te giugavi all'amor con la gente che de amor non ga mai capì niente, ma ti chi set? E mi son vista in del spegio una sera dopo cena, non so se me fevo pu rabbia o pu pena, go vendui me occhi par poc, go lauratu del dì a testa bassa par qualche dunque de soldi capisse anca massa, e dal font de quel spegio un panà una voce par farmi disperla me dis: e ti chi set? Appunto, chi sei? Chi sei sti
matelata. Se sti quella che ne fanzi spar come i bisi e che poi ne fa diventare cattivi che non spian più le gulle. O se quella che hai visto l'altra sera al Longa Stradone, quella che non si che vedeva neanche il color della pelle. Quella pelle che si sconde tra le fisse della notte e resta sol l'umete dei vestiti che sfaliva e che fa sbrigolare la notte senza la luna. Quella. Negra. Lei trasparenta delle notti senza la luna. Postata lì al muret Longa Stradon, lei lì. Tutte le sere con le calze dalla festa e la sua pelle color u font de notte. Venuta di d'autunno per far fortuna, lei desmontata a sbalz da prigioniera da un camion de becari. Buona gente. E via che n'aria sgoi su un sogno sui, scampando un messo i campi e sciopitate. Ma subito, che paresca che il paradiso, il fustà sul nabosia a tirare il fiano. Pisciata anche da quei chighe d'un baso, e tutte le sluste dentro del cors caves. I ga con tade gente, de bei palassi, pieni di dende musiche lumete, ma lì va dentro le escort piturade. Con il taquinda verde entra le gambe, parpò in pieni giornali di robe unte. E mestega e su loro, chi è che la vede? Non la gagna un canzio sulle carine. Lei sol negra e putana, quella lì. E poi la fa bruvedere for d'Eglesia. Eh sì, te hai ragione. Gira sempre brutta gente ultimamente anche dentro le chiese, a dirla proprio giusta. Sì, perché che ne è massa. Ste matele che tocca da far la roba più bella che saria, come se fosse la peggior punizione. Ora che il mondo alla reversa. Esatto. La gente non è altro che un supporto per l'economia. Le soli i soldi che conta e noi gli uomini. Guarda, togli i giornali e leggi. Sono mossi in Egitto e giù legnati alla povera gente. Sono mossi in Tunisia e giù legnati alla povera gente. Rivoluzione in Libia, altrettante legnate. Ecco, vedete? E ogni tanto siamo buoni anche noi di dar legnate. Ah, sempre pronto. Proprio, proprio bravi. Esatto, esatto. Ma se sa che se si è per fare la guerra, sei guerra fondai. Ovvio, per forza. Se si è per fare la pace, sei coglioni. Esatto, sbagliati anche di quel verso. Sbagliati anche lì. Bisogna essere da quel che ti dice di essere, perché se non è da quel che ti dice di essere, deve essere sbagliato. Però mi penso che Saria sa se capisse in che la gente, lei tutta la nostra gente, non è la nostra gente e la gente quegli altri. Se cominciano a parlare così, è sempre un problema. E secondo assolutamente mettersi in te la testa che una volta sen de dre al calcin del chop e quell'altra sen denanzi al mirin del chop. Sempre de dre o denanzi al chop non va mica bene. Forse sarebbe ora di mettere a posto chop e di metterlo via e di doprare qualcos'altro. È vero, è vero. La nostra gente l'hanno sempre contà che non va bene droppare sciop per differenziarsi. Sa quel che si fa a far così? Se fa è il gioco dei nostri padroni. Esatto, esatto. Che non è vero che noi che sia, i gay come, e i nemenantor come che i vol, come i paiassi, i nemenantor.
Allora, mi avendo a pensare certe volte però che noi potremmo anche essere diversi. Noi cogniene essere diversi. Diversi come disse il Corrado, per esempio. Esatto. Come che disse il Corrado? La maigrance. Siamo le marionette intincrosilò dei fili, sempre più sottili. Oratori? Sta terra che tira i fili, lori, paroni e siori della guerra. La maigrance, invece, l'avvio al di là del confine, ndo che i termini non gli è segnati a dete, ndo che il destino è il nalagamo di eredità sto parlar scet e sparpagliati sul fonte retai di libertà. Eh sì, e ha ragione Corrado. Sagt le che noi creden sempre che chive sia tut nos, non toc sol e tut me, tut nos, noi creden che sia tutti quei che passa via il termine e venga qui a portarne via qualcosa. Ah, sì. Ma tutta sta gente che la venda via oltre, mangerà la, oltre la terra anche i termini, le stropaie? Ma certo, anche il porfido li mangia quelli, eh? E pensare che una volta l'hai toccata a noi altri di andare via oltre. Una volta? E una volta, sat, cosa che ne toccava? I Vanzarotti. 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 Mi son tra quei fortunati della generazione che non ha provato l'emigrazione, ma l'ho visto in arvia e so cosa che sia di quei anni le lacrime e il destrani. Ienadi quasi tutti, entra quei che ranca i miei fradei, e noi chi lavorava in la terra, segava i sgrebeni, taccadi alle migole e suonava le gravole, aspettando che tornia. Noi chi vanzarotti de gent, anche noi se viveva de vent. E adesso? Ma satisi può l'esser, ma guai de smentegar, e quando ven le carete dal mar, cercante de dirgele ai fioi, de quando i famadi eren noi. È sempre la stessa storia, ma quante le famo? Le fan par tutti. E qui tu, senteli. Senteli qui tu. E tu, come tu schialembri, gli si smancio da su, come se fosse quasi l'ultima volta che gli si vede. Non capisco niente. E lì, come due ciuti, besuiti. Altro che guerra, e lì. Questo chive è amor, questo chive è futuro, questo chive è domani. Ah,
che prima mi pareva un pochettino lì sulle uce, non sapeva che dire. Tessisco. Esatto. Io sono adesso come con ognuno di qui, doi, e gli appa da contargli la sua storia ante menuzzole. E ogni qual tratto che scampa quelle ucciate, che non le capiscono le parole. La cimegada e si sa già tutto. Rogella tu una lagrimota, come che se si perdesse a valghe, legandolo l'inde in cantone. Arbandona, che di magari fa alcun lugata e se lo porta a casa. E poi bada. Sentele, è tonda, e se la conta. Senteli, le come una sfragnocola sul cuore, là. E che non te cai più a destra. Cognin metterne in testa che stichi doi ietri che ne prepara qualcosa parendo domani adesso però domani che si spera che sia meglio che abbiamo bisogno di sta gente che ga dentro un degli occhi quella faliva che la sluse di libertà quel desideri che il gelassa seglier di poter dire de no una volta de più per riuscire a spianarghe la strada quei che ven dopo una roba tipo la democrazia ecco ma la democrazia la strada quella vera però quella vera quella che è forse diversa un po' diversa da quella che conosciamo e mi viene in de più democrazia. Lei proprio è un parolone di libertà, bella tonda e fatta su da festa grande. E la tira lustro fin se ven furesti, con un ciao de pance sgionfe a resonar. In adit, chi l'ha patuta andi lontan, è in un paese che non vuol nar neguni. E la metuda ansema che gli credia col popolo, e il potere niente in tutto e poi la scritta in giostro su ranfoli struccata a messa sloiche de sapienti che par veder che in for bisogna studiar la legge son dei muri e i tribunai taccata della schiena un ponta in lapis e la chiamata legge a mo' di termen mi lavoria saur di libertà saur di libertà ma sa che alle volte mi domando se il saur di libertà sia un sapore che si può comprendere, ma secondo te come si fa lo? Sei pari lauri te passa sol quel. Quel sapore. È una storia complicata quella della libertà. Mi domando come che si poda capire se è quel che te hai sempre avuto e non te hai mai perso. Che in mente anche a me che avere di bocca un certo sapore che alla fine è sempre quel non ti lasci al tempo di capire che bisogna tenersi il struc perché è sempre quel sapore allora se non hai mai sentito un altro no
non sa quasi più da niente. Sa ora di libertà. Guarda, sai che forse mi... E sai che sa ora che la ga la libertà. Ma succede una volta, su sora la montagna, sora Clessa sul monte Peller, per la precisione, di scontrarmi con sto Saur di Virasma. Era un nome. No, non era un nome. Una donna? Nanca una donna. L'era una vis. E un albero. Che presente gli schianti dell'inverno, che i gattes magari cucciati lì sul sentiero a svoltolon e magari ancora taccati con l'ultim fil alle sora isli che cerca di tenirsi. Certo, certo, certo. Go presente, go presente. Se te senti Giulia Rent, che un qualcosa che te intontis dal profumo, infin. Al par quasi che cerchi da scampar via finché qualcheduno non li delibera e la corsa la va a fermarsi di una fornasera. E la chiama libertà. Ah, sicuro. Libertà di morire, allora. Libertà di morire, esatto. Travolti. L'hai gatta soliente. Cuccia. A ciacerar con le genziane. Ribaltà sora il sinter coi so rami ancora verdi. Tutto intorno i boton d'oro che cantava l'angonia e la dasa stofegata a sfregolarsi sul brocun. Se sentiva odor de rasa, de sang bioten profumà, ultim sbroc de aves che piange, tratte l'intera, a svolto l'un. Ma i sentali a renta, sendo ascoltar passion bombide, soran ram, geran crosnobol, a fischiar le sue orazioni. La piangiù per tutto il dì, somenando un tor le lagrime, po' da sotto, giun vers la val ven su un con una manara, e il seram pega pan pian, poi se ferma, e tira il fiano, e se impisa su una gheba, giù dei crepi, e tase tu. Stessa però. Eh sì, anche l'indifferenza così. Non la volesse neanche fermarsi un attimo. Regata de mon crepe. E quei momenti, guarda. E quei momenti quasi come adesso. Andò che la passione la semisce alla disperazione. E che tutto diventa così torbol che non ti puoi far altro che fermarti e contartela su partire come i nostri domorosi che mi fa proprio impassionati. Si sente e par quasi che piange. Sa quasi non capo che dirsi e così innamorati gesuiti che potrei accordare dolce sulla testa
che lui stare lì a guardarsi degli occhi tutta la sera per cercare quella risposta che non venirà mai. Quella risposta non venirà perché non la è, perché non si sa neanche la domanda. Ma le è così anche la nostra vita, le così. Dove è molto di risposte, di opportunità. Ma semboni di torsù, solo quel che semboni. E tante volte non le neanche le meglio. Bisogna scegliere bene. Bisogna scegliere. Sicuro di essere sol, quando che il vento te porta il buon odore dell'igor che secca. Sicuro di essere sol senza d'averci rioci, perché non c'era amor di gente. Così una sera mi solgo disegnare il mio mondo e ti dall'altra banda della tua stropaia te l'hai fatto il tuo. Perché farne mal? Perché sta guerra? Quella sera, al dos dell'osedera, l'era meglio guardar le nuvole e basta. Quella sera, al dos dell'osilera, era meglio guardare le nuvole. Sì. E basta. Quella sera, era meglio guardare le nuvole invece che cargar ciopi. Mi domando se siano ancora buoni di capire che la nostra vita, le nuvole di robe belle, e è un altro nuvolo de robe brutte. Ma mi dico, ma perché cogne sempre pensare che il bel sia solo vargut che succede ogni tanto? E invece le robe brutte lasciarle che le droppi a tutto il tempo che viene a disposizione, quello va bene. Non potete fare un po' parun. Non potete sognarnela la nostra vita. Come che fa sti due sgalembri chive che non si capisce do quel gadanaro, uno che è lì che continua e non si capisce più niente. Ti pare non si ne sognavi. Mi non sono tan bravo a sognarmi di Aulini. Non ti piacerisce la così? Ah, mi piacerebbe. Mi piacerebbe a sognarmi così e poi sgolar sui miei pensieri. Cuna dal vento che mi solleva. Ah, bel, come non sei. E mi porta via sui denti. Come quell'armai che avevi visto dopo di snare. Chi sora. Che girava. Esatto, massa facile. Però è bello così da assassinare. Come anche da Materotti pensava in duchi narà la luna a dormire, magari correre di tre tra il vento sulla montagna, passare la via e correre finché si gatta andò che la va a dormire. Deliberarse
come le farfalle, che le dura quel tempo di essere bellissime e poi è proprio niente. Sì, sì. Par così semplice a sentirsi due tutte ste robe che una dell'altra le canta, le parla, gli bala e suona pian piano. Sat che mi penso che se che vorria che tutti quanti ne fermassero un minuto per mettere rimedio a sto precipizio. Se vorrei che la gente, tutti quei che ne comanda, si rendesse conto che non possiamo pensare che la nostra vita sia un sinter, un stradel, e dove dobbiamo stare tutti dentro lì soli. Se vorrei lasciarsi andare i nostri pregiudizi, se vorrei ripartire dal altro modo di vedere le robe e torse dre tutta sta gente come una processione ma senza santi e senza madone, demo con la gente che canta e che ride, che la canta e che la ride come antena resurrezione. Ma mi, che passo a Pefor dalla Cruz e guardo quel poronta caso anciolt, mi dio se dal bon servi a doi legni e in Cristo dissipava da rennanzi. L'è tutta una magnaria sorra il dolor e fa desta passione una broca spisa per farne ancora fissa in paradis e su sta terra niente danza de dolce. Resurrezione l'ha dit l'omba che t'ha e forse che il volesse crepar par ultim, ma i me paroni e i tuoi i ne vol cucciadi che gen felice ride ne noia e tutti a ricordarste sta crosara de strade che finis sull'ert in pontà po' visce che le sifola saete besteme e musifondi in processione. Non sai se il Signore Dio la sta stasera che può al di là del mar a, che può al di là sarà tut sole mar, ma chi ha visto Snobel dre alla cross la cerni giust da star dre al manec tont. Però Deolin, bisogna che te la spieghi in italiano che la capisce tutti, l'ultimo tocchetto, perché vedendo tre parole che è massa difficile capire. Allora ve la spiego, questa qui ve la spiego. Non sai se il Signore Dio la sta ziera, la ziera l'era, quella riga che tirava una volta anche se giocava a voce non si poteva passarla via, bisognava fermarsi perché se no te begava e te faceva tirare di ritorno le voce. Ci vuole che adesso non gioca più nessuna voce. Fa. Però parlo del Snobel. E mi credo che in tantissimi casi sta cross sia proprio un metodo per far star la gente pusciava di quel che lei normalmente. E quindi la adopra come una viscia invece che doprarla. Invece che doprarla per quel che lei solamente come è un monito per le robe e per farne guardare innanzi dritti per quel che effettivamente sente. Questo è quel che voleva dire. Ho capito, ho capito. Insomma, allora, sempre umani. Sempre umani che bastoni, ma per far cosa?
Allora, per fare in modo che gli altri se li essa. Esatto. E che noi che ne sendrei. Come le caure. O come le pecore, come dissu alle piace. Ma alla fin la sane viver, anche alla fin la sane morir come che volen, ma la sane anche cantare se volen cantare. Esatto, cantare una canzone. Cantare una canzone reversa. Vorrei aver l'armonica de bocca e può suonare una musica che tocca, che sento sempre e la me par lontana e il mormorar contente della fontana e il soffiar del vent che scorre i peci e il bossegar cain dei nostri veci e il sifolar del merlo matiner e stravasar di qualche cantiner, il sfrusciar dell'erba che si muove, il ticchettar di gerde quando il piove, e il globetar sbolfrente in piede trisa, e scappelar di terra di una brisa, e il nigo niego di una vecchia cariola, o il zopegar di scarpe senza sola, e il carezar pan piangio per la schiena, e sdindolar rabbioso di una cadena, il brontolar famà delle budele o il taser canzoner de tante stelle. Vorrei aver l'armonica, ma scusa, non so suonar con l'anima sgausa. Vorrei sperar però che non la vaga persa la musica di sta canzone reversa. Questa musica, questa canzone reversa. Pensavi che roba? Sem boni di cantare. Sem boni di suonare. Sem boni anche di scrivere. Sem boni di inventarne l'amor. Ma che è una roba che vende agli uomini. Ai maschi specialmente. Solo ai maschi magari. Ho paura. Far l'amor con una bella matela e poi levar e via chenare e sta per spalla a far la guerra a te. Sì, ma non sta a farti massa maraviglia, eh? Se nomini e poten cambiare. Sì, credo anche a me che poten cambiare. Mi diria che la vena ancora.
Guarda Diolino, mi la lascio qui perché ho danarla. Ah già? Ho danarla con i miei misteri. Ma vedrai un'altra volta? Ne vedene sti sta. Dove? A montagna. Ah, su Bernera, fin magari. A Bernera. Saperesti la data magari? È il 4 di settembre, mio Dio, che la fin. Di da pomeriggio. Mica tanto in mezzo a quei prati lì sola. Ecco, guarda. Ti aspetto perché la nostra storia lei è ancora lunga da contare. Ah certo, questa storia qui non finisce mica così impresa, che è da contare un par di particolari che. Stasera. E se volen capirne bisogna che ne parlassen. Perché guarda, io non sono pratico di scioppi e di pugni e di guerre. L'unica arma che ho è la lingua. E mi piace chacerar, contartela, discuter, magari ne vegana anche. Ah? Allora, diria che ne vedem presto. Sì, va bene, va bene. Te saluto. Ciao, ciao. Mi raccomando però, in Vernera, col cappello perché il batte il sole. Sì. D'accordo. Avin c'era quasi un'ora per parlare delle scelte delle gente, ma sapevo che alle volte anche gli animali gli si rende conto che bisogna scegliere. Bisogna scegliere quel che si ha dentro un tel cor e dopo che la vada come che la va, che lei lo stesso. Guido lì, mi pare che si sia dati una calmata. Per stasera mi dico, chi va da qualche altra banda? Non so se va a dormire, magari subito. Ma vi conto l'ultima roba, per sera su la sera, e ve la lascio da contare ai matelotti, prima che vada a letto. Alle volte, anche alle bestie, che ha bisogno di essere impassionate, ma non quella passione come qui dove, quella passione di fare le robe che le vuole, di fare le robe che le gammente, di fare anche la scelta che ne parla peggio, ma che alle volte nasconde il lato bellissimo. La tartaruga, una notte, mentre se ne andava a spasso, la vecchia tartaruga fece il passo più lungo della gamba e cascò giù, con la casa portata sotto in su. Un rospo che la vide gli strillò, scema che sei, queste so scappate. Patelle che costano la pelle. Lo so, gli disse lei, ma prima di morire vedo le stelle. Del Nal. Non ci sta. Massimiliano Rizzoli, Mattia Nardin, Andreata, bravissimo, Livio, Klaus, Sora Perra, che lo voglio qua, che è quello che ha fatto quei disegni che sono lì dietro, quelle immagini di donna che ho voluto scegliere quelle immagini perché diano una percezione diversa di quello che abbiamo della donna. Credo che Klaus abbia interpretato in maniera molto intensa questa cosa. Adesso ve lo dirà lui direttamente, lui è un pittore, è un amico da una vita di Canazzei.
credo che lui sappia dire meglio di me quello che significano queste donne, queste immagini che abbiamo voluto usare all'interno di questo spettacolo. Io l'ho scelte perché risvegliavano in me una ricerca interiore profonda. Nonostante sembrino dei nudi, sono qualcosa che va un po' al di là del nudo. Adesso passo il microfono a Klaus, che magari ci spiega meglio e si presenta, ci dice anche chi è. Senti. Ok. Io mi congratulo con chi ha lavorato per questo spettacolo. Ringrazio il Diaolin della fiducia che ha in me, perché ci vuole fiducia e tanto coraggio. Quello che io posso dire, perché spiegare ciò che faccio è difficile innanzitutto per me. Quello che io posso dire è che noi tutti viviamo in un mondo dove crediamo di poter scegliere tutto. Crediamo di poter scegliere la macchina ideale per noi, il detersivo migliore, le persone migliori. Io nella pittura non scelgo quello che faccio, perché lo faccio perché l'ho dentro. E questa è nella mia vita la cosa che mi rende più libero e che mi fa credere di aver scelto quello che ho dentro e non quello che viene da fuori. Non ho nient'altro da dire se non grazie al Diaolin e ai compagni. Va bene. Io volevo invitare sul palco l'assessore che mi chiama sempre per fare queste cose e va in fiducia, e come vedete io ogni tanto mi lascio andare un pochino a queste cose abbastanza particolari, che però io cerco di portare avanti assieme agli amici, a Livio, a questi musicisti che si sono prodigati per portare avanti questa cosa, per fare in modo di tener vivo il dialetto come una lingua che si parla, non una lingua che si ricorda, come una cosa che si vive. E mi spiace per il vento, ma quello non siamo riusciti a ordinare che non ce lo mandino, però per il bel tempo abbiamo fatto un bel lavoro, penso. Abbiamo cercato un'intercessione da sopra con i nostri rapporti di Auline e quel de Sora, insomma, che stanno, certo. Prego l'assessore. Beh, a me si sente? A me non resta che dire grazie sempre a Diaolin, che ci organizza delle serate sempre molto intense e molto profonde. E penso che questa sia stata una serata di speranza. Abbiamo parlato di guerra, di dolore, di morte, ma soprattutto di amore, di gioia, di fiducia nel domani. E credo che questo sia un messaggio veramente positivo che ci ha lasciato questa sera Diaolin, Livio e i musicisti Mattia e Massimiliano, che hanno accompagnato, penso, egregiamente questa serata. E poi io ringrazio anche per le scelte che sono state fatte questa sera, per la scelta di avere qui Klaus Raperra e le sue opere, che sono delle opere altrettanto profonde e che quindi credo che in questa serata siano veramente state scelte in modo proprio positivo. Lui dice coraggioso, è vero, coraggioso, perché bisogna dirlo, e pensare che Diaolin mi ha detto: quando se piove andiamo in chiesa. Io gli ho detto: ah, sei sicuro che andiamo in chiesa? Non avrei fatto vedere le foto, avrei sfocato tutto quanto. Però credo che, anche in chiesa queste immagini, se colte nel loro significato profondo, hanno veramente importanza e ci stavano bene probabilmente. Io quindi ringrazio tutti, ringrazio i musicisti, ringrazio voi, vi auguro anche a voi una... Spero, insomma, mi auguro che sia piaciuta questa serata e vi aspetto anche per le prossime serate. Venerdì sera ci sarà una cosa diversa, ma penso altrettanto interessante,
e poi l'ultima serata di quella che è l'iniziativa Inviti in Terrazza l'avremo il 28 di agosto. Invece il 26 di luglio vi aspettiamo qui per i Masi Invisibili. A me non resta che ringraziare e sperare di rivederci ancora. Grazie di tutto. Grazie. Io volevo dire... Volevo aggiungere che per chi è riuscito a non stufarsi questa sera ed è rimasto con noi fino alla fine, volevo dire che questa storia d'amore tra questi due strumenti musicali proseguirà in un pomeriggio di settembre, il giorno 4, nei prati della Malga Vernera Alta, alle 3 del pomeriggio, proseguiremo con questa storia, perché ci sono altre cose da raccontare, cambieranno i posti, cambierà giustamente l'ambiente, verrà fatto in un altro posto, sempre della valle, e cercheremo di ripercorrere altre vicissitudini, chissà, positive o negative, o magari cose già successe, vedremo. Io vi ringrazio tutti, vi lascio andare perché giustamente fa freddo e quindi forse è meglio andare a mangiare gnocchi a Faver, visto che lei mangia gnocchi qui da Faver. Qui da solo le gnocchi, noi ce ne andiamo a mangiarli prima. Grazie a tutti, grazie. E la serata.